Parliamo con Andrea Rovelli, che è un traghettatore professionista di Treviglio, se non sbaglio, giusto? Sì, E giusto. che è anch'esso associato alla FNT, questa famosa federazione, famosa ormai diventata per noi perché è una federazione che ci sta aiutando tantissimo a capire, a imparare la corretta gestione del cane e che cosa significa avere di fronte dei traghettatori professionisti veri, quindi non persone che hanno aperto la Claire così e si sono improvvisati. E questa federazione ha lo scopo di cercare, la Federazione Nazionale Traghettatori, ha lo scopo di cercare di rendere omogenea la categoria dei traghettatori, dando loro la possibilità di essere una categoria riconosciuta, un po' come l'istruttore cinofilo, come il tecnico veterinario, come anche il traghettatore deve essere una figura professionale e non semplicemente un artigiano che può professarsi tale senza passare a nessun tipo di esame. Dico bene, Andrea? È giusto? Esatto, Questo è perfetto, lo giusto, scopo. Perfetto. assolutamente. Con Andrea, questa sera parliamo di un argomento di assoluta attualità, visto e considerato che ci spiegherà come gestire il pelo del cane tra una toelettatura e l'altra e in generale in casa, ma soprattutto ci dirà come comportarci al mare, che è la cosa più importante, perché questi pistolini di cani adorano stare al mare con voi, ma poi si conciano da sbattere via e Andrea ci darà delle dritte assolutamente fantastiche per gestirle al meglio. Quindi, bando alle ciance, io lascio la parola ad Andrea Rovelli, che ringrazio fin da subito per la disponibilità e pronti via con la Grazie diretta. Ciao a te. Grazie a te. Mi presento, sono Andrea Rovelli, ho un toelettatore, un salone a Treviglio, che è in provincia di Bergamo. Da anni ormai nel settore, perché sono parecchi anni che faccio questo lavoro. Sono orgoglioso di far parte della FNT, della Federazione Nazionale Toelettatori. Che è un grandissimo movimento e stiamo crescendo veramente in settimana anche noi come numero perché crediamo in molto a questa cosa di essere riconosciuti a livello nazionale non più come un classico artigiano generico, ma come toelettatore perché il toelettatore fa un lavoro molto particolare perché tiene e cura il benessere e la salute dei cani, dei vostri cani, che ormai cani spesso non sono più, ma sono nostri figli, i nostri bambini, e a maggior ragione ci si deve confrontare e affidare a una persona molto qualificata. Rispetto al classico toelettatore che dice: ma cosa farà, cosa non farà, sarà in grado di eseguire una toelettatura, diciamo, in standard di razza piuttosto che voler bene al cane. Detto questo, spero che nei prossimi mesi ci sia questa grandissima svolta. Per tutti noi, perché è importante per voi clienti finali riuscire a trovare un negozio dove si trova fuori l'adesivo FNT è un marchio comunque un marchio di garanzia Di dove formazione, garanzia di formazione corretta. Assolutamente. Andrea, ti interrompo solo un secondo per ricordare a coloro che ci guardano in differita, perché appunto lo guarderanno sul canale YouTube, di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un seminario dei nostri gratuiti. Andrea, tu mi hai detto in una separata sede dove ci siamo incontrati che tu quando hai un nuovo cliente lo istruisci per bene perché hai un tuo kit di benessere, pelo e pelle del cane, che è una cosa fantastica. Ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Allora, questo kit è molto simpatico perché lo tengo sempre sul tavolo in negozio, che è come se fosse il secchiello con le palette per andare in spiaggia, ma invece sono spazzole piccole in miniatura per cani. Ma servono per indottrinare, per spiegare al cliente, sia nuovo, vabbè, i miei clienti storici ormai sanno tutti come si fa a spazzolare un cane, perché oltretutto riorganizzo periodicamente, degli stage, piccole stage ai miei clienti privati,
ma quando arrivano in negozio clienti nuovi che vedo che il cane non è tenuto comunque correttamente, che è pieno di nodi, che mi dicono, ah sì, lo spazzolo, e dico, sì, magari lo spazzoli, ma non lo spazzoli correttamente perché nessuno magari ti spiega com'è che si fa. Allora, stasera ho organizzato e vi faccio vedere anche voi il mio piccolo kit di spazzole. Fantastico. Per spazzolare al meglio al cane. Perché giustamente tra una toilettatura e l'altra il cane comunque ha necessità di essere, di avere un mantenimento. Che certo. Sia dal pelo, che sia dalla pulizia degli occhi, dalle orecchie, dalla parte intima, è fondamentale per avere un cane sano e in ordine sempre. Perché purtroppo tutti questi nuovi clienti che arrivano mi dicono ma sono venuto da te perché mi hanno detto che tu non tagli tanto i cani corti, il pelo corto, non li rasi. Perché dall'altra parte me l'hanno rasato a zero. Ah, bravo, quello è un artigiano, mi sa, quello ha fatto la tenettatura così. A parte avere l'olio di gomito sempre a portata di mano, ma è veramente fondamentale spiegare come si fa correttamente. Io consiglio sempre a casa, se parliamo, iniziamo a parlare, perché comunque ci sono diversi tipi di pelo, pelo lungo, crescita continua, pelo medio, pelo corto e pelo ruvido in generale, a grandi linee. E diciamo che quello che dà più problemi o comunque che abbiamo bisogno di più manutenzione è di sicuro il pelo lungo rispetto a un pelo corto o il pelo medio. Se parliamo, diciamo, poca differenza c'è tra un pelo liscio e un pelo riccio. Okay. Perché il pelo liscio, che può essere uno Yorkshire, che può essere un maltese, uno Shih Tzu, ha una crescita comunque piatta perché segue la forma, diciamo, morfologica del cane, della struttura del cane, mentre il pelo riccio, che è un Bichon, un Frisé, può essere un Barboncino, cresce invece a spirale, a trucciolo, ed è molto più elastico rispetto a un pelo liscio, bisogna utilizzare delle attrezzature e delle spazzole diverse. Okay, partirei con il pelo liscio, okay. Maltese, Yorkie, Shih Tzu e quant'altro, la Lhasa Apso. Allora, serve una pin brush, in questo... Perfetto. Okay. Si vede benissimo. È un pettine. Okay. In alcune parti dove abbiamo dei nodi che sono magari un pochettino più grandi o in alcune zone magari nascoste o proprio eventuale, proprio al massimo, possiamo usare un cardatore. Okay. Il mio consiglio è sempre utilizzare questi strumenti con, diciamo, l'appoggio, tra virgolette, di un condizionatore, ok? Ne troviamo in commercio tantissimi. Lo spruzziamo sulla spazzola, ok? Non sul cane diretto, perché per non consumare una quantità industriale, di prodotto, e due, per evitare che il manto si unga proprio, perché di solito sono abbastanza untuosi e dopo il cane rimane a un pelo che non è più soffice ma rimane molto piatto, molto untuoso. Ti faccio una domanda, perdonami per mia ignoranza, scusami se ti ho interrotto. Il condizionatore è anche uno scioglinodi? È la stessa sì, cosa? Sì, uno scioglinodi. Ok, perfetto, ci siamo. Va bene, andiamo avanti. O meno, perché ci sono diversi poi tipi di condizionatori, più, diciamo, come posso dirti, che aiutano a prevenire e a far sì che faccia un film sul pelo per prevenire i nodi o
più untuoso, più ricco di oli per andare a sciogliere i eventuali nodi. Certo, nel frattempo dico a tutti che pian piano io sto facendo parlare perché arriverà a rispondere man mano le vostre domande, quindi non vi preoccupate. Simona Sala, lo spray pelo lucido non ha proprio una capacità disinfettante, ma ha comunque una capacità di protezione, quindi potrebbe essere, ma è una situazione diversa questo. Comunque lo spray pelo lucido. Perché comunque quello che può essere lo scioglinodi, quello che è il condizionatore, aiuta a far sì di non fare grip il pelo sulla spazzola e che il cane comunque senta male. Senta Aiuta messo male, esatto. Quindi anche questo comunque a far lo possiamo scivolare usare. meglio la spazzola sul pelo e Certo. sull'animale e dà meno fastidio. Lo spray pelo lucido lo potete utilizzare anche in questo modo, come sta dicendo Andrea, ovviamente, quindi sia sul cane che invece se state spazzolandolo per togliere i nodi, potete utilizzarlo tranquillamente anche sul Diciamo che cane. magari lo spray lucidante lo si dà come gloss alla fine, quando si è spazzolato tutto il cane, prima di lasciare giù il cane, si dà una spruzzata e si dà l'ultima pettinata e si lascia andare il cane a giocare, ecco, Perfetto, nella maniera così. vai pure avanti Andrea, quindi abbiamo definito il pelo lungo liscio, giusto? Ok. Sì. E poi la spazzola, si spazzola tutta ciocca per ciocca, ok? E il pettine, vedete che il pettine è più fitto da una parte e più largo dall'altra, non so se lo vedete. Si Sì, vede? perfetto, si vede, sì. Ecco, il pettine serve, ok, solamente e semplicemente per verificare che nel cane non abbia più nodi. Ah, ok. Perché se tu utilizzi il pettine a pettinare il cane dove ha il nodo, strappi il nodo, ma strappi anche tutto il pelo, che diciamo non ha il nodo comunque che c'è intorno e svuoti proprio di quantità il cane. Certo. Ok, va bene. Passiamo al pelo riccio, se non abbiamo domande. Allora, il pelo No. riccio, Un pelo lungo no, andiamo avanti. ok, il pelo riccio a differenza del pelo liscio cresce in verticale sul cane, ok, non scende e non va sulla struttura del cane, va utilizzato un altro tipo di spazzola, cioè il famoso cardatore. Ok, do un piccolo segreto: quando andate a comprare un qualsiasi cardatore senza pallini, ok, sopra, che è nuovo, che è abbastanza. Se avete una soglia di casa o un pezzo di marmo, di granito, spazzolate il granito. In modo che si appiattisce. Ma in questo modo toglie quel pochettino di durezza all'ago, ok? E toglie quella punta che potrebbe dar fastidio al cane. E diciamo, Chiaro, e potrebbe anche essere pericoloso. lo rende un po' più morbido. Ho capito. Che è una cosa che ci Perfetto. si mette poco, ma funziona veramente molto bene. Allora, il pelo riccio, crescendo in verticale a trucciolo, va spazzolato in maniera diversa, cioè va spazzolato dalla testa alla coda. Ok, aspetta un Sì. secondo che ti. Bellissimo, lo adoro. Ecco, va spazzolata dalla testa alla coda, ok, Ok. tra virgolette, rompere il ricciolo Ah, per ok. creare quella sofficità, quella nuvola di pelo. Ok, Chiaro. nel momento in cui tu hai spazzolato tutto in favore di pelo, vai contropelo. Ok. Quando hai una lunghezza, comunque parliamo di almeno 5-6 cm di pelo. Perché col pelo a favore di pelo pettini, diciamo, dalla metà alla punta del pelo, mentre contropelo vai dalla radice alla punta. Perché in tantissimi casi arrivano cani che sono spazzolati perfettamente sopra, Poi in okay, sotto c'è una ma maschera. sotto c'è un tappeto di nodi.
Fantastico. E di questo ne parliamo anche dopo con il bagno. Perfetto. E passiamo sempre il nostro alla fine. Alla fine il nostro pettine. Usiamo sempre la nostra spazzola o pin brush sulle orecchie, l'interno delle orecchie, la parte comunque vicino intima, vicino alla coda, dove la pelle comunque è più sensibile, più delicata. Andiamo a usare questa spazzola piuttosto che il cardatore, che dà, diciamo, fastidio al cane. Certo. Una cosa, ovviamente questa operazione deve essere fatta il più frequentemente possibile, perché un barboncino, se non lo spazzolate almeno tutti i giorni, secondo me... Diciamo che non è che è vero, nel senso consiglio sempre, perché ho studiato questa tecnica che è molto carina, e sono piccole cose che mi dicono i miei clienti che funziona. Prendere una salvietta, un asciugamano, fare un piccola borsettina che il cane comunque riconosca il momento della spazzolatura. Mettiamo la nostra salvietta sul tavolo, abbiamo la nostra borsettina, il nostro beauty con tutte le nostre spazzole, sciogli i nodi, e poi prendiamo un premietto, un biscottino, qualcosa che il cane non mangia mai. Ok. E lo mettiamo nel momento della spazzolatura. Così il cane collega, associa il premietto, quello favoloso, buonissimo, alla spazzolatura, vedrai che la terza volta è il cane che magari ti chiede di essere spazzolato per poter avere quel biscotto. Ok, perfetto. Fatto così anche ogni 3-4 giorni, sempre con lo sciogli nodi, sempre tutto quanto, hai il cane spazzolato, che è pettinato, perché col pettine verifichi che tu non hai nodi, certo, e è sempre in ordine, perfetto. Okay. Poi il pelo medio, che può essere un Labrador, che può essere un Rottweiler, puoi benissimo spazzolarlo anche lui con una pin brush, che è sempre la nostra spazza, o un guanto. Ok. Dimensioni, perché ricordiamo che il pelo medio, come il pelo ruvido e corto, non è così, non ha un'elasticità come il pelo lungo. Certo, è rigido. Infatti il pelo, tutti i tre tipi di peli che ci mancano, cioè il pelo medio, il pelo corto e il pelo duro, vanno sempre, sempre spazzolato, il cane viene sempre spazzolato in favore di pelo. Ok. Dalla testa, mai contropelo, perché in pratica il pelo cresce, questa qua è la diciamo la cute del cane, il pelo cresce comunque piatto, se vai a creare questo movimento, ok, crei stress sul pelo, sul follicolo proprio. Sul follicolo, e crei comunque delle microlesioni, dopo inizia l'infezione batterica, la follicolite, dermatite, e andiamo nei problemi. Certo. Sempre anche quando si spazza e si accarezza il cane a casa, mai, oh che bello! Certo. Lungo il pelo. Dunque, abbiamo esaurito la questione dei tre tipi di pelo, che io vado a rileggere le... Abbiamo solo l'unica cosa, il pelo ruvido. Sì, giusto? Il pelo ruvido, che parliamo di pelo ruvido frangiato, cioè schnauzer, bassotto, West Island, che hanno comunque le frange nella parte, le gonnelline, la frangia sulle zampe, sempre cardatore, ok, pettine, perché settimana scorsa mi è venuta una signora, una cliente nuova con uno schnauzer, e aveva tre peli in croce sulle gambe, perché mi fa, ma io ripasso il pettine e basta. Ma il pettine porta via tutto il pelo e strippa anche le zampe. Perfetto. Allora, un commento dice, West Island e la spazzolatura è frequente. Sì, certo. Alaskan Malamute, che tipo di spazzola consigli? Allora,
Consiglio sempre o all'inizio per rompere, dipende poi in che fase è, se è in fase normale, in fase di muta, tutto quanto, si può usare una spazzola tradizionale, che può essere la nostra spazzola, o in caso dove abbiamo tanta matassa di pelo, possiamo usare il cardatore e poi comunque il pettine per andare a togliere. Perché ha bisogno di essere areeggiato per far sì che venga via tutto il pelo, tolga il pelo morto e che il pelo secondario riesca ad avere ossigeno, ecco. Ecco, dunque la mia Westy ha tanto pelo e diventa riccio. Una Westy che ha tanto pelo e diventa riccio? Non c'è una domanda, punto, è un'affermazione. Io ho un Jack che sembrerebbe facile a pettinarlo, però non lo è, dato che il pelo è troppo liscio e sia pettine che spazzola scivolano e non prendono il pelo che sta per cadere. Un Jack Allora, Russell. in G-Class è pelo liscio il guanto. Ok, perfetto. Passa il guanto e si toglie il Ok, pelo sotto. ah, ecco la domanda del West Island era un West Island White Terrier, ha il pelo ondulato, è giusto che abbia il pelo ondulato? Ma allora, sulla schiena, dipende se il cane viene strippato o viene tosato, che è la cosa Perfetto. fondamentale. Perché tanti cani, tanti West Highland hanno questo pelo molto morbido e sono privi di sottopelo, vengono tosati e tante volte vengono molto ricci. L'onda, che è un'onda molto, diciamo, Morbida. molto morbida, se viene strippato e tra uno strip e l'altro passa una seduta e l'altra passa tanto tempo, il pelo cresce lungo e ha forma questa onda morbida. Qui c'è una richiesta di un problema comportamentale perché dice il suo meticcio incrocio Shih Tzu maltese quando lo pettina morde il pettine. Come posso fare per togliere questo comportamento? Allora, semplicemente magari farlo tutti i giorni, pochi minuti, associarlo al gioco, cioè Esatto, e poi magari dico io una stupidaggine, magari è proprio una stupidaggine che dico, se usa sempre soltanto il pettine è possibile che magari strappi e quindi faccia il male. problema del pettine è che se sotto al node, il nodo, scusami, e prende il nodo e lo tira, fa male al cane. Certo, bisogna sempre usare prima il cardatore, se ha i nodi o comunque la spazzola, spruzzare il condizionatore come dicevo prima e passa e dopo usa il pettine. Perfetto. Il West Island White Terrier ha un pelo quasi riccio quando cresce tanto. Punto di domanda, sì, abbiamo risposto prima. Ok. Il pettine va passato sul lato stretto o largo? Beh, allora, Pelo. certo, allora, sul lato largo per andare a verificare che non abbia nodi. Se poi ci sono dei micronodi che sono già staccati, diciamo, dalla cute, sono già a metà perché con la spazzola e il pettine grande, con la dentatura grande siamo riusciti a toglierlo, ci aiutiamo con la parte stretta Certo, a a togliere. sfilarlo. Ecco, probabilmente la domanda era riferita quando io ho detto che bisogna farlo tutti i giorni il barboncino. Spazzolarlo troppo non va bene, il cane? Tutti i giorni non va bene? Io ho delle. No, nel senso che possiamo anche spazzolarlo tutti i giorni il cane. Certo che se un barboncino viene spazzolato tutti i giorni, magari rimane sempre molto voluminoso e fa almeno poi, cioè come se fosse stirato sempre. Però Certo, ho capito. non crea danno al cane. Certo. Allora, una persona che ha ciao ciao, io in questo momento sto leggendo all'interno di un'app, quindi non posso vedere i commenti di chi sono, quindi perdonatemi. Una signora che dice ciao ciao, quali prodotti per mantenere idratato tra un bagno successivo e l'altro? Qui non promuoviamo prodotti, ovviamente noi sappiamo che abbiamo i prodotti Dogsels. Ma come all'interno di questi seminari non parliamo di prodotti. Se volete potete ovviamente contattare Andrea privatamente per avere una sua consulenza. A noi qui all'interno di qua possiamo nominare giusto i nostri Se prodotti volete e poi domani o con calma scrivermi, mandarmi dei messaggi su Messenger su Andrea Rovelli,
Esatto, potete contattarlo senza problemi. Sì, ecco. Tranquillamente a tutti. Chiaro che appunto per quello che riguarda l'idratazione del pelo, io posso dire che sicuramente il nostro spray pelo lucido è fantastico da questo punto di vista, perché è a base di oli essenziali e mantiene proprio il pelo molto idratato e soprattutto la cute molto ben idratata e molto ben con il suo strato superficiale di acidi grassi, che è la cosa più importante, che appunto consente l'idratazione, di mantenere l'idratazione del pelo. Se poi volete una consulenza ulteriore, questo assolutamente ci mancherebbe altro. Se no, comunque chiedete anche al vostro toilettatore di fiducia. Esattamente, no? Esattamente. Dicono spazzolare 3 volte al giorno va bene? Abbiamo detto prima, sì, dipende appunto da quello che volete ottenere. È anche un po' eccessivo, è come se noi ci spazzolassimo 3 volte al giorno i capelli. Cioè io me lo faccio almeno forse quando me li lavo, nel senso che tutte le sere. Certo. Cioè dopo gli rompi anche un po' le scatole. Facciamoli un po' più, giocare un po' di più questi cani. Ecco, esatto. Oh, il bulldog francese, come devo spazzolarlo? Perde pelo sempre o spesso? Non dipende dall'alimentazione perché mangia casalingo. Ok? Dunque, permettiamo che il casalingo deve essere sempre un casalingo fatto da professionista, sennò può essere il peggio del peggio, quindi questa è la prima cosa. Bravissima, bravissima. Detto questo, spazzola solamente con il guanto, che aiuta veramente a togliere quello che è l'eccessivo del pelo. Qua così, diciamo, dipende poi da dove vive il cane, perché sappiamo tutti che il pelo corto è il pelo più sensibile e diciamo che ha una vita media di 7 settimane, e bisogna vedere anche dove vive il cane, se lo tiene nell'aria condizionata tutto il giorno, gli sbalzi e gli shock termici fanno proprio morire il pelo e cade. Come consiglio sempre in inverno, portarli a spasso in passeggiata col cappottino, perché non possono passare dai 21-22 gradi in casa ai 3, andar bene. Ci sono 20 gradi di differenza e qualche cosa comunque succede. Ecco, così certo. Come mi raccomando, non tenere mai l'aria condizionata fortissima, ma al massimo usare un po' di deumidificatore e magari spegnerla completamente, magari un po' prima di uscire in passeggiata, per abituare già il cane a essere in una temperatura, diciamo. Sul condizionatore e deumidificatore devo fare una piccola precisazione, Andrea, perché stiamo parlando di un bulldog francese, dobbiamo anche capire se è un bulldog francese estremo oppure no, se ha problemi di respirazione oppure no. Il deumidificatore, se è un cane con problemi di respirazione, attenzione, perché si seccano le mucose. E anche l'aria condizionata, sì, ma deve essere proprio bassissima, cioè è proprio una cosa che non che porta molto meglio dei ventilatori, ma attenzione alla respirazione, perché se si seccano le mucose, i bulldog con dei problemi di respirazione, magari già con un inizio di VAOS, possono soffrire. Quindi, no, quello di sicuro. Poi anche una questione magari anche di stress del cane, che sappiamo, esatto, che i cani quando sono stressati comunque un po' di pelo. Assolutamente. Comunque la spazzola ti ha fatto vedere qual è, assolutamente. Sì. Vai, scusami. No, dopo ne parleremo comunque anche nel bagno. Esatto, perché poi dobbiamo affrontare tutto il discorso del mare. Dicevo, se comunque tu sei seguito dal nutrizionista, fai presente anche al tuo nutrizionista di questo problema del pelo. Se è vero che perde sempre così tanto spesso il pelo, perché guardate che ogni tanto mi dite, il mio cane perde sempre il pelo, poi in realtà mi fate vedere la quantità di pelo, è una cosa normale per la muta. Quindi anche lì bisogna capire esattamente quanto. Oh, la domanda sul Labrador che va spesso al mare in estate, posso fare un impacco naturale? Ce la teniamo per dopo, perché mi piace tantissimo la domanda, anch'io sono curiosa. Meticcio, Shih Tzu, Maltese, quale pettine si può utilizzare? L'abbiamo risposto prima. Yorkie, per pettinarla va bene il pettine o la spazzola, abbiamo detto prima la spazzola e poi il pettine. Ciao ciao, che spazzola va usata? Ciò l'abbiamo detto prima, forse il cardatore e pettine. Cardatore e pettine. Soprattutto qua, pettine per le frange, tutte le culotte. Perfetto. Ok,
Beagle che perde sempre pelo, quante volte spazzolarlo? Il bagnetto una volta al mese va bene, rispondiamo dopo per il bagno. E il Beagle perde sempre pelo, direi che è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Chihuahua, pelo lungo e pelo corto, quale prodotto posso usare? Abbiamo detto per far stare il pelo morbido, abbiamo detto che qui possiamo consigliarti giusto lo spray pelo lucido che comunque lo tiene morbidissimo. Se poi ci sono altri, ci sono ovviamente mille altri prodotti. Io qua posso consigliarti al 100% questo perché è naturale, quindi va bene. Però che spazzolo usare per il Chihuahua? Pelo lungo e pelo corto? Guarda, pelo lungo, pelo corto si utilizzano sempre. Per il pelo corto può essere benissimo il nostro guanto piuttosto che la spazzola e il pettine poi dove abbiamo tutto, diciamo, nella cresta, nella parte anteriore del cane, dove abbiamo tutti i ciuffi lunghi e tutta la corona, possiamo usare una spazzola tranquillamente. Perfetto. Il lavotto romagnolo penso che sia la stessa cosa del barboncino, ne abbiamo Il parlato prima. barbottino, idem. Yorkie va fatta la strippatura perché me l'avevano proposto, no? Yorkshire assolutamente no, cambia tolettatore. Se te l'hanno proposto, cambia tolettatore. Va bene. Bravissima. Allora, Bravissima. spazzola con i pallini va bene per spazzolare un maltese? Abbiamo detto prima sì. Carlino. Carlino, che spazzola usiamo? Allora, il Carlino usiamo sempre comunque il guanto, perché è un pelo Perfetto. lungo. Il Carlino poi oltretutto è un cane che ha tantissimo anche pelo secondario, e penso che sia uno dei cani più incasinati, nel senso che perde pelo tutto 24-365 giorni all'anno, l'anno. Ecco, però assolutamente. i neri secondo me perdono molto meno pelo rispetto ai biondi. Perfetto. Un maltese. Già, secondo calore ha un pelo particolarmente lanoso. Consigli per un maltese con pelo particolarmente lanoso a secondo calore? Ma quello può essere semplicemente genetica del cane in sé, cioè nel senso Certo. piuttosto provare a sentire il tolettatore di fiducia per fare magari dei trattamenti particolari per andare a super idratare, perché il pelo comunque molto lanoso farà molto più nodi rispetto al classico maltese a pelo un po' più. Certo. Come Per il bulldog seguito da Annalisa, prova a dirglielo, però temo che sia più una tua sensazione a questo punto, perché Annalisa sicuramente di problemi di alimentazione non te ne dà. Ho il sospetto che magari tu abbia una sensazione di perdita di pelo un pochettino esagerata, però prova a dirglielo, eventualmente valuterà lei. La mia cocker un po' avara, un po' avaro, sì, pelo. Il mio tolettatore, nel senso che non va troppo dal tolettatore, va soltanto una volta al mese. Mi ha consigliato la biotina. Voi cosa mi consigliate? Ecco, sugli integratori io andrei un po' cauta. Devo dire la verità, più che altro, non so, tu hai esperienze di Ma no, biotina con. io biotina non l'ho mai usato, io uso, se posso dirlo, non lo so. Certo. Vado al reparto fresco pesce, prendo il pesce azzurro, quello che sono sardine piuttosto che aringhe, fresche con viscere, le omogenizzo col mini painer e le do crude. Certo, ovviamente è una cosa che non possono fare tutti, quindi Sì, comunque sia, però ecco, dei grani perché omega 3. guarda, io prendo sai la vaschettina per il ghiaccio a cubetti, li metto dentro Certo. lì e spilo in pratica un cubetto al giorno, Fantastico. cioè più naturale e meno costoso. Certo, assolutamente. Capotino solo per il pelo corto, il golden d'inverno dice lo mettono anche con il pelo lungo il cappotto. Tu consigli di utilizzare il cappotto anche d'inverno con il pelo lungo anche per il golden? Ma il golden dipende da che vita fa. Se vive al quarto piano con 23 gradi in casa, lo consiglio anche sì, nel senso, anche se ha un doppio pelo, però su un cane anche comunque, se non so adesso, bisogna vedere com'è che è, se anche su un cane anziano, assolutamente sì.
Certo. Per un dogo, la spazzola in silicone è quella piccolina che fai vedere tu, no? Quindi va benissimo, direi Sì. assolutamente. Per i cani che vanno nei navigli dentro, adesso ne parliamo perché penso che sia un po' la stessa cosa, fango, navigli, mare, direi che è tutto così. Allora, sono rientrata dal mare, adesso finisco anche le domande, così almeno puoi Sì, ricominciare. Sono assolutamente. rientrata dal mare domani. Sono rientrata dal mare, domani il New York mi porterà a fare il bagnetto dal toilettatore, mi consiglio uno shampoo particolare, devo farlo in un pacco particolare, grazie, prima esperienza per Charlie, direi che ti affidi al tuo toilettatore e basta, visto che devi portarlo là, è inutile che diciamo non fare come dai cinesi che vai lì a portargli i tuoi prodotti, Bravissima. sarebbe... Allora, fino alla spazzola e spray per lucido, basta, non so per chi... In linea di massima sì, ok, grazie mille, 20 minuti e proverò con le aringhe, mai data biotina, perfetto. Ok, abbiamo esaurito le domande, adesso facciamo la seconda tornata di discorso sul bagno in casa e al mare, come ci si comporta. Partirei dal mare, se non ti Ok, dispiace, che sono no, ormai sì, più... guarda. Ok, mare, fango, insomma, vacanza e quindi liberi tutti, pronti via di Sì. diventare dei guncioni. Le varie impannature di sabbia. Esatto. Ma è molto più semplice di quello che si può pensare, nel senso che io consiglio sempre a tutti. Allora, partendo dal presupposto che il cane, qualsiasi tipo di cane, ha di crescita a pelo continuo, cioè maltese, yorkie, barboncini, bichon frise, havanese, mai, mai, mai farli tagliare molto corti. Perché assolutamente il cane, ripetiamo, penso fino alla morte, che il cane non ha, e poi anche il mio collega Biagio, nella prima puntata ha spiegato in maniera limpida, perfetta, il perché il cane non sente il caldo che sentiamo noi. Okay. Certo. Il pelo, tenere il pelo comunque a una certa lunghezza aiuta a fare una barriera protettiva sulla cute, sia per quanto il cane si possa grattare a schiena all'aria sulla sdraio, che può essere di corda, che può essere, aiuta a prevenire microlesioni alla pelle, aiuta a tenere lontano gli insetti. Le Giusto. scottature assolutamente del sole, Sì. sfatiamo il fatto di avere il pelo corto, me lo rasi corto perché ci sono i fuorassacchi che entrano nella pelle e fanno il danno che possono fare, perché più pelo abbiamo, più Protezione. tempo passa e più tempo ha il forasacco di comunque Entrare, penetrare nella pelle, e abbiamo il tempo noi di rientrare in camera, in hotel o in casa, per andare a analizzare e verificare che il cane non abbia assolutamente nessun forasacco addosso. Così come ecco, dimmi. Giovanni, perdona, Andrea, perdonami, Giovanni De Salvi, adesso stavo leggendo il nome di chi ha fatto la domanda, ha fatto una domanda intelligente. Per il maltese e in generale, insomma, la lunghezza che tu consigli, quant'è? Che tu Ah, normalmente io utilizzi. di solito, allora, su un maltese, su un pelo liscio, cioè almeno un 4-5 centimetri, Ecco. anche 6 tutti, perché se facciamo il calcolo che il pelo non è come un barboncino che rimane molto voluminoso, ma diventa piatto perché segue la forma, diciamo, strutturale del corpo, un 5-6 centimetri. Diciamo già dà già comunque protezione al cane. Perfetto. Perché poi comunque dobbiamo anche pensare che se lo portiamo in spiaggia, il sole, i raggi UV cambiano comunque tono del colore del cane, e di solito i cani neri diventano un po' rossicci, poi il cane scuro diventa biondo.
Almeno abbiamo la possibilità poi nel post mare di portarli in toilettatura e noi toilettatori andare a fare tutti dei trattamenti super idratanti, tutto quanto, e togliere comunque le punte che sono rovinate dal sole senza andare a toilettarlo e a rasare molto corto. Idem per il barboncino? Sì, beh, non farlo magari 5 centimetri, cioè nel senso lasciare comunque 4 centimetri, 3 dita o 2 dita di pelo almeno. Certo, perfetto. Perché nel momento in cui poi si bagna poi il cane, rimangono sempre dei topi. E, cioè... Assolutamente, concordo. Quindi arriviamo al mare. Allora, arriviamo al mare. Nulla ci vieta, e grazie a Dio finalmente abbiamo tantissime spiagge che accettano i cani, non ancora tutte, però abbiamo una parte che ce li fanno portare. Possiamo benissimo fargli fare il bagno nel mare tutte le volte che vogliamo, ma la regola è che non tutte le volte, ma almeno quando risaliamo in albergo o a casa, sciacquare assolutamente il cane con acqua potabile. Perché tutta la salsedine, tutta la sabbia che rimane addosso al cane, dà comunque minimi problemi alla punta del cane. No, perché il cane... È sufficiente il sacco o è necessario anche lavarlo? Proprio allora, io consiglio sempre una cosa facile da fare. Un trucchetto che mi hanno insegnato e secondo me lo ritengo comunque perché sono una persona molto pratica. Usare dell'acqua, prendere uno spruzzino, okay, con dell'acqua distillata, mettere acqua e un pochettino anche di balsamo, lo shakeri e lo spruzzi sul cane una volta che tu l'hai risciacquato. E almeno per andare comunque a dare idratazione e ammorbidire e a chiudere, diciamo, un pochettino le squame del pelo, per far sì che il cane comunque almeno non puzzi di cane, certo, cane bagnato, di cane bagnato, ecco. In e questo dopo... senso, vedi, questo è un ulteriore utilizzo dello spray pelo lucido, perché ha proprio questa funzione, quello di idratare meglio il pelo. Allora, quindi, sì, perché bisogna comunque dare idratazione, perché comunque come noi che il sole, la salsedine ti rovina i capelli, è lo stesso. Assolutamente. Dunque, Lucia Tiziana dice che il veterinario gli ha consigliato il mare solo mattina presto e la sera, perché il dog quello, è più delicato, è giusto? Quello assolutamente sì, perché è una cosa che io vedo spesso, è che quando poi li vedo purtroppo non riesco a stare zitti, comincio a urlare. Le ustioni che altro che non dico, cioè già fai fatica a te, persona umana, andare in giro a mezzogiorno a farti un po' giro anche prima di salire in albergo, cioè fa un caso allucinante. Cioè, il cane, che poi sono sempre, comunque maggior parte sono i cani in taglia piccola, cioè pensare che il cane di taglia piccola per terra con il caldo dell'asfalto, che può essere comunque anche sabbia, cioè lo senti 10.000 volte di più rispetto a noi, cioè lasciamoli piuttosto in camera o in casa e portiamoli fuori. Esatto. Giovanni De Salvia chiede se il maltese può fare il bagno, direi che non la osta se si diverte, per carità di Dio. Ecco. Un consiglio è non buttateli nel mare, se non vogliono fare il bagno lasciateli stare. Per non traumatizzare. Esatto. Quindi... L'indicazione più bella che hai dato è stata proprio di dire il cane può fare il bagno tutte le volte che vuole, alla fine della giornata un bel risciacquo con, per esempio, una bella spruzzata di spray pelo lucido, tranquilli, andate. E ovviamente... Ogni volta che salite, per dire, non so, per pranzo salite dal mare, lo risciacquate e così anche la sera. Esatto, ecco, Fernanda dice se invece che Fernanda Picariello, se invece il cane non fa il bagnetto e sta solo su un asciugamano al fresco, si deve lavare, se non si è rotolata nella sabbia, no. Dipende dal cane, perché se il cane è pelo lungo,
minimo una spazzolata per forza e la polvere, comunque la sabbia ce l'ha. Poi ci sono tantissimi anche tappetini refrigeranti che sono comodissimi. Se non avete quello, comunque bagnate sempre la pancia, i polpastrelli dietro le orecchie, almeno un po' la testa, il cane, per Sì, forza. no, chiedeva in riferimento al bagno. Non ha fatto Ah. il bagno in mare, però è rimasto sull'asciugamano al fresco. Non si deve lavare per forza. No, però se fa l'impannatura sempre nella sabbia, sì. Appunto, ecco, quello è il discorso. Ecco, Melania De Simone dice: come proteggo meglio i cuscinetti delle zampe secche causa sabbia? Qui ci sono degli idratanti proprio dei piedi e in certe situazioni addirittura se sono secche secche addirittura le scarpette sarebbero da fare, se no del gran olio di cocco anche. Ah, No, sì. ci Sono sono degli ottimi, comunque 10.000, guarda, 10.000 esatto, creme protettive creme che servono per sia per l'estate che per l'inverno col freddo. È la stessa crema. assolutamente, esatto. Ecco, Federico appunto dice: a me è capitato, il mio si è rotolato sulla sabbia, è un casino per lavarlo, è un maltese, quindi immagino il casino. Grazie a te Lucia per il complimento. Ti stanno facendo i complimenti, Andrea. Grazie. Ecco, mentre invece per E quello più poi manevole. sì, e poi una cosa molto importante che noto sempre, sempre in questi casi, soprattutto anche al mare, pulire molto, molto, molto bene l'intimo. Certo, Ci assolutamente, perché se c'è la sabbia è un sono, disastro. Sì, ecco, cioè, ci si sono un creano. sacco di prodotti intimi, buonissimi, che vanno anche a dar sollievo e a rinfrescare. Esatto, sì. I vari Attenzione cosiddetti soprattutto nel maschio, sfoderate bene, adesso qua stiamo parlando di animali, di cani, quindi non c'è nulla di scandaloso, sfoderate bene il pene, sciacquatelo bene e poi potete usare tranquillamente anche il nostro Purifil che è a base di acido borico e aloe che rinfresca molto, quindi potete tranquillamente utilizzarlo anche per le femmine. Aprite bene la vulva, sciacquatela con acqua abbondante perché se c'è della sabbia crea delle irritazioni terribili e poi sì, spruzzatevi sopra tranquillamente assolutamente, le perché femmine. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Gli occhi anche, fate è una attenzione. cosa importante. Assolutamente. Ecco, c'era quel golden che va nel naviglio, nel sangue, nella palta. Con che cosa lo lavi? Oltre che con l'idropulitrice? No, ovviamente no, scherzare. Guarda, il Golden è una razza che è molto particolare perché ne ho non tantissime perché io faccio più cani piccoli che cani grandi, non so perché. Però tantissimi ho tantissimi perché vivo comunque in campagna, abbiamo qua quei Golden che abbiamo che comunque fanno il mare, fanno il bagno anche qua al fiume piuttosto che là. Certo. Assolutamente, quando andate a casa bisogna risciacquare e lavare il cane. Sì. Perché asciugarlo sarebbe anche una cosa proprio molto molto bella, soprattutto nella parte di tutta la bavaglia davanti, sotto al mento. Dove di solito si crea sempre comunque il pelo che cambia colore, non è più fulvo o bianco, diventa color quasi carne, rosa, rosso. Lì così stiamo molto attenti e asciughiamo veramente molto il cane perché la pelle sotto rimane umida e poi dermatite e si crea quell'odore di cane bagnato di Malasezia che è insopportabile. Assolutamente, sì. Devo fare una piccola precisazione. Giovanni De Salvia, l'acqua borica, a parte che esiste un'acqua borica oculare, proprio una soluzione particolare che si vende in farmacia, ma io ho parlato di acido borico che è il lieve disinfettante che è contenuto all'interno dello spray Purifil, che è quello di Dog's Health. Quindi è un mix di prodotti che hanno un leggera potere detergente e disinfettante, ma molto, molto lieve, quindi è molto più indicato rispetto, molto maggiormente indicato rispetto alle classiche salviettine alla clorexidina che girano in giro, che questo è quanto. La
Dunque, il veterinario mi ha detto con acqua, poco acqua borica, sì, perché puro non va bene. Mi confermate? Sì, puro no, assolutamente. Ci sono proprio delle soluzioni oculari di acqua borica, però lo Ci sono spray Purifil è ottimo. Scusami, mi dicevi Andrea? prodotti che comunque aiutano e contengono altri ingredienti che Certo. vanno a disinfiammare. Cioè, ormai il mercato Sì, c'è ne. un po' di tutto. Ecco, questa è un'interessante domanda. Un maltese, Lucia me l'ha fatto, ha un maltese a pelo lunghissimo, 20 cm, posso, può portarlo al mare con i pacchetti per non rovinarlo con la sabbia o faccio peggio perché la sabbia si annida nel pacchetto? Allora, lì così per non avere la sorpresa che per non essere invece a Pasqua che essere ad agosto e avere la sorpresa nell'uovo, stare molto attento con i pacchetti, con il colore delle cartine e degli elastici, perché mi è capitato personalmente io ho barboni grandi mole, che mi rimanga un po' di colore sul pelo. Ah, caspita, quindi non è il problema che rimane la sabbia dentro al pacchetto, come dice Lucia, ma è proprio il problema del colore. Stare molto attenti perché sennò magari cioè, diventa un piccolo puffo. Fantastico. Quindi tutt'al più dici lascialo libero e poi lo lavi Sì, per bene. assolutamente. Piuttosto di mettere una maglietta che tanto contiene lo stesso il pelo lungo, non lo va a rovinare. Bella idea, giusto. E si diverte anche di più, assolutamente. Va bene. Dunque, tu Andrea dovevi parlare ancora del lavaggio. Ce la facciamo in 10 minuti che abbiamo del lavaggio a casa. Allora, non finirò mai di dirlo che bisogna ai cani di taglia piccola e a pelo lungo assolutamente, assolutamente asciugarli, 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 asciugarli e riasciugarli. Come i miei colleghi nelle puntate precedenti hanno spiegato in maniera molto esaustiva come si fa a asciugare un cane, a casa, lo ripeto, foam per capelli, temperatura fredda, tiepida, mai calda, si va a asciugare in maniera perfetta la cute del cane. Se il cane non è asciutto perfettamente alla base, il cane si riempie di nodi. Ecco. Ecco, Questa perfetto. deve essere una preghiera che dirò sempre e che dovete sapere sempre. Certo, Assolutamente. benissimo. Il bagno, Sì? nella taglia piccola come nella taglia grande, piccole cose da dire, mai versare sul cane dello shampoo puro, Certo. in maniera più assoluta, perché ripetiamo sempre che il cane va bagnato, poi dipende molto anche dallo shampoo che si utilizza. Leggere sempre dietro le istruzioni d'uso, come va diluito uno shampoo, perché di solito gli shampoo che ci sono in commercio sono diluizione 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10. Certo. Diluire No, qui sempre. sono 1 a 10, ci vuole veramente una goccia. Ecco, diluire sempre in maniera perfetta in una bottiglietta di acqua anche da mezzo litro, prepari il tuo shampoo e la tua acqua. Sempre mettere prima l'acqua e poi lo shampoo, perché sennò fai tanta c'è la schiuma e esce il prodotto e rimane solamente l'acqua sporca. Mette prima l'acqua, poi si mette lo shampoo, si agita, si bagna il cane con l'acqua, versi sopra il contenuto della bottiglietta, massaggi bene con le mani e non con le unghie, mi raccomando, la spazzola. Perché dovevamo pensare che uno come noi quando andiamo dalla parrucchiera che se ti infila dentro ti fa anche male e crea Chiaro. delle micro lesioni alla cute e la cosa poi non va bene perché il cane dopo si diventa rosso, tutti dicono che è allergico allo shampoo e tutto quanto, ma è questo problema qua. Lo lasciamo agire qualche minuto, intanto risciacquiamo la nostra bottiglietta e ripetiamo con
acqua, se abbiamo bisogno di fare un altro shampoo perché il cane è molto sporco, possiamo ripetere l'operazione, o altrimenti acqua e balsamo. Andiamo a shakerare il nostro acqua e balsamo, risciacquiamo il cane dallo shampoo, Certo. versiamo sopra acqua e balsamo completamente sul cane. Se abbiamo problemi di nodi grandi, di grandi nodi o di feltri, andiamo col shampoo, scusatemi, con acqua e balsamo, andiamo a prendere del balsamo puro e andiamo a metterlo direttamente sul nodo, massaggiando con le dita, ok? E dopo andiamo a risciacquare completamente il cane, strizziamo con una salvietta per togliere completamente tutta l'acqua e che così almeno ci aiuta e ci risparmiamo poi minuti o mezz'ore di tempo nell'asciugatura e procediamo con l'asciugatura. L'asciugatura con il phon a temperatura bassa, fredda, okay? Se siamo comunque in due è meglio perché uno tiene il phon e l'altro intanto a spazzola il cane per far sì che il pelo si divida e penetra molto di più l'aria e si asciuga più in fretta. Nel momento in cui abbiamo finito di asciugare il cane in maniera perfetta perché la cuta deve essere perfettamente asciutta, passiamo la nostra spazzola, passiamo il nostro pettine. Poi se vogliamo dare comunque lo stesso colpo di che sia gloss, che sia sciogli nodi, che sia lucidante, lo passiamo, passiamo un attimo un'altra volta la spazzola e è finito. Questo va fatto quando siamo al mare, quando siamo a casa, perché di solito comunque io consiglio sempre ai miei clienti i cani di lavarli anche ogni 15 giorni, se vivono in città, perché lo smog, la polvere rimane troppo addosso al cane e assolutamente non va bene, Certo. e anche se non lo fate in maniera perfetta, perché però dopo 15 giorni ce li portate a noi e noi abbiamo tutta la strumentazione, tutta la cosmetica più buona All'avanguardia possibile, del mondo proprio. per andare a Ok. risolvere magari i vostri piccoli nodi o Certo, che per certo. dopo 15 giorni, diciamo, vivete di rendita di quello che facciamo noi. Assolutamente. Allora, una signora che è arrivata proprio all'ultimo momento, gli fai vedere le spazzole per il pastore abruzzese? Per Cardatore, favore. Ok. poi possiamo usare nelle frange delle culotte, sempre tutta la parte della bavaglia davanti, una spazzola e poi sempre comunque il nostro pettine, che per un abruzzese o un Terranova. Questo è Micron, abbiamo bisogno di un pettine con i Sì. denti molto più larghi, più lunghi, Certo. perché questo è un kit, diciamo, più da cagnolino da casa, ecco. Perfetto. In ogni caso, ecco, poi se riguardi la diretta, adesso dico anche chi è, Melanie, no, qualcun altro, si può riguardare, adesso finiamo la diretta, Rosaria, rimane qui, quindi non ti preoccupare, appena finiamo la diretta, ricarichi la pagina e rimane qui. Poi, comunque, ricorda a tutti che se vi iscrivete al canale YouTube non vi perderete nessun seminario gratuito perché appunto ve li carico tutti anche sul canale YouTube. E se poi dopo volete scrivermi con calma nei prossimi giorni Esatto, per alla quello che riguarda i mia pagina, prodotti, assolutamente. assolutamente. Per quello che riguarda Cavalier King, anche ne abbiamo parlato di tutte le razze all'inizio della diretta, Maria Giovanna, quindi nessun tipo di Maria Giuliana, perdono. Quindi anche qui ne abbiamo parlato per lo Yorkshire, ne abbiamo parlato all'inizio, quindi nessun problema. Tutti, Emanuela Quartet, riguardate la diretta dall'inizio, ci sono tutte le risposte. Volevo rispondere a una persona che diceva perché l'aria fredda del phon, perché il caldo, l'aria calda fa male proprio al cane, alla Fa male pelle. perché uno surriscalda il cane per niente, secca Esatto. e toglie il beneficio del bagno, nel senso che comunque il balsamo e lo shampoo dà comunque idratazione al pelo e così lo risecchi e ritorniamo. È come noi, nel senso che se tu quando vai dalla parrucchiera la temperatura non è mai troppo calda, per avere comunque un pelo liscio, liscio sul pelo liscio, ma anche e soprattutto il pelo che deve essere lucido.
Noi della parrucchiera Iperoliscio Perruccio è fantastica. Grazie Andrea, super. E Andrea è di Treviglio, Federico Mangione è di Treviglio che è un paese vicino a Brescia. E comunque sia, potete appunto trovarlo qui nel gruppo perché lui è iscritto, quindi potete contattarlo per tutti i Sì, consigli. o su Messenger, su Andrea Rovelli o su Andrea Aspetta, gli animali di Andrea, che è il mio negozio. Sì, più tardi se vuoi nei commenti puoi mettere la tua pagina, che così almeno te la trovano. Per la pulizia dei denti si va dal veterinario, Maria Giuliana. Va bene, signori, adesso abbiamo finito la diretta perché sono già le 10. Andrea è stato gentilissimo, lo rinviteremo sicuramente perché avrà ancora tantissime altre cose da raccontarci. Chiaro. Se vi fa piacere, se ti fa piacere, Andrea, sei a casa tua e quindi ti taggerò in continuazione. No, scherzo, non ti disturberò, a meno che non abbia proprio dei dubbi amletici, dirò: oddio, a chi lo chiedo? Lo chiedo alla FNT, a voi della federazione che siete super preparati e abbiamo la certezza di quello che ci dite. Grazie ancora infinite, una buonissima notte e Grazie buone vacanze con trasloco, visto che ne stai facendo due, quindi a te, grazie a te. Siamo assolutamente. questo giro è una giostra un po' pesante, però ne uscirò vivo anche Ti questa volta. tocca, ti tocca. Una buona serata ancora e No. grazie ancora, Andrea. Grazie. Ciao, ciao, ciao. And